è morto ciò che può attendere in eterno. E col volgere di strani eoni, anche la morte può morire. C'è qualcuno lì fuori? C'è qualcuno?
Chi sono? O forse la domanda giusta è cosa sono? Non sono più sicuro in cosa credere. Perché mi sta succedendo tutto questo? La catena di eventi che mi ha condotto ad essere rinchiuso all'Istituto di Igiene Mentale di Wellsmouth per disturbo d'identità dissociata è iniziata quando decisi di occuparmi di quel caso, il maledetto caso di quell'investigatore privato in fuga, Lloyd Nolder, scomparso subito dopo essere tornato da uno strano viaggio verso una meta sconosciuta e molto lontana. All'inizio pensai che fosse solo un esaurimento, ma continuava a peggiorare sempre di più. Iniziai a perdere il controllo di me stesso. Dormivo per giorni, ma quando mi svegliavo mi sentivo più stanco che mai. E i miei sogni si facevano sempre più inquietanti. Sognai luoghi strani in cui non ero mai stato prima. E fatto ancora più strano, i miei sogni riguardavano aspetti della mia stirpe, come il mio anello di famiglia. Un anello con inciso lo stemma della mia famiglia e che veniva donato ad ogni suo membro non appena compiuti i 12 anni. Poi iniziai a sentire delle voci che mi chiamavano. Distanti, ma in qualche modo molto vicine. Voci che solo io riuscivo a sentire. Suoni provenienti dall'oscurità dentro di me. Fino a quando non mi risvegliai in quella piccola cella bianca in manicomio, in attesa di perdere definitivamente il controllo della mia mente e sparire nell'oblio. E invece ora eccomi qui, su un treno verso chissà dove. Cosa farò adesso? L'unica cosa che so per certo è che devo riuscire a far cessare questo incubo.
Mi scusi. Come posso aiutarla? Sto cercando un posto chiamato Worm's Fist. Oh, la vecchia libreria. È nel vicolo di fronte alla locanda. Ma ora dovrebbe essere chiuso. Il proprietario è malato e quindi torna a casa presto. Che sfortuna. Allora credo che prenderò una stanza, per favore. Ma certo. Per quanto tempo intende restare? Non ho intenzione di fermarmi più di qualche giorno. 2 giorni. D'accordo. Le costerà $50. Ecco a lei. E comunque non credo di avere molte altre opzioni. Grazie mille, signore. La sua stanza è al secondo piano. È la prima sulla destra.